Bene, ultimo incontro di questa prima edizione del Salto al Cinema. Il percorso che abbiamo fatto partendo dal cinema su carta, partendo dai quotidiani, si conclude sul web. Questo è un panel che ha proprio come core, quindi come l'analisi di realtà che sono formate al web online, che in modo o nell'altro hanno, insomma, si sono sia imposte sul mercato e che hanno trovato, diciamo, una loro strada, vorrei dire, autoriale, insomma, unica e appunto specifica, anche appunto vedendo poi dalle situazioni del passato, cioè da come sono nate alcune realtà e come poi si sono evolute. Si tende a pensare in realtà che la critica web, insomma, molte volte si parla appunto di critica web come se fosse un unico insieme di tante cose uguali fra loro, che fanno sempre riferimento a un certo tipo di linguaggio. In realtà è quanto di più variegato e quanto di più specifico si possa pensare a livello di analisi del film, e anche proprio di come poi qualcuno a un certo punto, prendo il caso appunto di Carnage News, decide di creare un canale. E vi vedo subito gli ospiti, a partire appunto dalla mia prossima sinistra, Daniela Persico di Filmidee, poi Gianluca Buzzo di Movies, poi Daniel Paola di Media Critica, e poi appunto Roy Menarini, che qui rappresenterà Cinefilm Ritrovata. Sono appunto cinque realtà. Io per quanto riguarda Carnage News mi terrò uno spazio, ma sarà piccolo, perché in realtà è la parte più piccola poi di questi cinque interventi. E come vedrete, partendo appunto, farei cominciare appunto Gianluca, come si parte da un portale che è assolutamente il portale di cinema, penso, più visto in Italia, a come comunque mantiene un certo tipo di scelta anche di critica cinematografica, e come nel tempo si sia aperto anche a delle forme nuove, diciamo, di produzione cinematografica. Pensiamo alla sala My Movies, pensiamo poi a quelle e a delle forme nuovissime che c'è una cosa che potremmo proiettare. Quindi, tenendo appunto questo spazio mio appunto personale, da ultimo, ora vorrei cominciare appunto con questa prima testimonianza, questo primo incontro, che è appunto My Movies con Gianluca Buzzo. Eccomi, grazie intanto. Un po' nella domanda durante la prima sessione, in qualche modo avevo introdotto la storia, no? In qualche modo, di My Movies, che è stata una storia evidentemente oggi possiamo dire di successo, che però ha avuto un percorso molto lungo, con tante difficoltà. Però devo dire probabilmente il successo è stato dato da un paio di intuizioni, già questo ai tempi, nel senso che una scelta precisa era il 2000, noi nasciamo in agosto 2000, e la scelta in quel momento nascevano i portali di qualunque cosa, no? E fondamentalmente il modello era piattaforma web e contenuti degli utenti, era questo il modello Wikipedia. E noi facciamo una scelta molto netta, e fu quella di dire sì, piattaforma di nuova generazione, ma contenuti dei critici. Quindi comprammo i diritti del dizionario Farinotti, più avanti del dizionario Morandini, per costruire una specie di biblioteca del cinema. Anzi, l'idea era proprio quella, cioè l'idea di come fosse nata My Movies fu il mio socio, che arrivò con il Blockbuster, non so se voi lo ricordate ancora, era il libro giallo, fondamentalmente era
quella di fare i notti, esatto, che si trovava nei blockbuster, che aveva proprio era giallo con la scritta blu blockbuster, e arrivò e disse facciamo un CD-ROM, no? E lì disse, ma insomma facciamo un sito web, no? Forse era il 99, insomma 2000, e così è nato Magnubis, pensando di fare online un aggiornamento trimestrale del dizionario Farinotti. Cioè l'idea dei tempi era, perché dobbiamo aspettare un anno per avere il nuovo Mereghetti, il nuovo Morandini, il nuovo Farinotti? Mettiamolo online e ogni 3 mesi l'aggiorniamo. E così è nata la prima idea. Poi da lì si è trasformato in rapidità. Oggi il web è un'altra cosa, chiaramente, e la velocità del web la conosciamo tutti, cioè il fatto di essere primi primi sul web con una recensione, questo è fondamentale nel nostro lavoro, però insomma nel lavoro di tutti ormai, in tutti i settori, e quindi c'è stata questa naturale trasformazione. Però infatti in effetti un'altra parte molto importante è stata quella dei servizi, quindi la programmazione delle sale, programmazione di TV. La nostra linea editoriale ferrea, forte, non cedendo alle case di distribuzione che inizialmente arrivavano e ti davano qualcosina e ti dicevano, ma come, scusa, ma io ti ho dato 2000 euro, perché c'ho 2 stelle sul mio film, no? Cioè, perché tratti, ma io investo su di te e tu non tratti bene il mio film. Ecco, da questa cosa qui noi ne siamo usciti, nel senso che siamo stati molto forti, non abbiamo mai ceduto. Ecco, è probabilmente un'altra cosa che forse in questo ci ha aiutato, la distanza fisica, logistica tra Roma e Milano, il fatto di essere a Firenze, probabilmente questo ci ha aiutato ad essere lontani da influenze, probabilmente una più commerciale e l'altra più cinematografica, che avrebbe potuto influenzare pesantemente sotto questo aspetto, lasciandoci veramente molto integri. Oggi perché nel frattempo è cambiato completamente, nel senso che noi a volte mi capita di dire, insomma, sì, siamo figli di Google, nel senso che poi noi nel 2004 avevamo capito come funzionasse Google, come funzionasse il motore di ricerca, e quindi eravamo i primi su tutta la storia del cinema, dal 1895 oggi, qualunque titolo cercassi, anche se cercavo qualche altra cosa, perché avevamo indicizzato tutta la storia del cinema, per cui nella storia del cinema, se vuoi, c'è una storia quotidiana di tutti i giorni, quindi qualunque cosa cercassi, il primo era Magnubis, anche se poi in effetti non cercavi un film. E questo fu, come dire, pubblicità gratuita che in qualche modo ha fatto il nostro successo. Cosa è cambiato nel frattempo? Nel frattempo è cambiato che Google te le dà lui le informazioni. Oggi, volendo sapere la programmazione delle sale o comunque gli elementi di base di un film, non c'è bisogno di entrare a fondo, ti fermi su Google, fai la tua ricerca e hai le informazioni, chi è il cast, quali sono i film precedenti, eccetera eccetera. La linea editoriale così forte ha fatto sì che comunque l'utente continuasse a consultare Magnubis, ad entrare a leggere la scheda, perché quello è diventato fondamentale. Ecco perché allora l'elemento critico tenuto con difeso con le unghie è stato poi l'elemento che ci ha mantenuto in vita e che oggi ci rende anche più forti, perché comunque, se vuoi, in questo panorama siamo quasi unici a fare chiaramente questi numeri, insomma, questi numeri di mainstream fondamentalmente, insomma. E poi penso che alla base comunque della creazione di un sito, di un portale web, ci sia poi da ultimo anche un'esigenza, cioè un'esigenza di provarsi in un ambito che chiaramente è all'inizio molto molto più simile rispetto alla carta, diciamo, parte tutto dall'idea che insomma, è venuta fuori un po' in questi panel del do it yourself, cioè del fatto che non ho e prendo anche il mio caso, cioè faccio una cosa. Io che ho provato per tanti anni, diciamo, a fare il giornalista, appunto a scrivere chiaramente su riviste, su
zone focali dove il cinema aveva uno spazio veramente nullo, direi proprio anzi nullo, anzi senza il quasi, e da un certo punto in poi, studiando il cinema e appassionandomi di cinema, mi è appunto venuto naturale di provarmi, cioè di provare a fare qualcosa che però è un investimento, diciamo, un investimento che insomma caratterizza chiaramente poi che ogni scelta, diciamo, è una scelta anche di linea editoriale, cioè ogni volta che viene creato, e qui appunto ne abbiamo 5 esempi, ogni volta che viene creato qualcosa, viene creato perché si ha in testa, diciamo, una linea editoriale. Parliamo appunto del cinema, parliamo della critica, stiamo parlando sempre di critica, ritorniamo comunque lì, cioè sono comunque portali questi che non sono generalisti, ma che si occupano appunto in modo specifico di cinema. E qui infatti vorrei creare in ballo Daniela, perché appunto finire è una cosa ancora diversa che poi diciamo ha avuto una parte anche pratica come abbiamo visto stamani con il laboratorio di video saggi e poi con quella che è anche l'esperienza di una vera e propria scuola, la Summer School, che è un'esperienza appunto che viene fatta in un luogo in cui si fa sia critica, ma si incontrano anche poi gli autori, quindi è un doppio livello di, insomma, di approfondimento. Ecco, anche qui mi fa subito insomma, dare ragione a Toto, nel senso anche il film nasce da un'idea editoriale, cioè da qualcosa in realtà che avete deciso di fare perché forse insomma, non lo vedevate da altre parti. Ah, sì, buongiorno a tutti. Allora, mi piace molto parlare di film idea ogni volta perché in qualche modo ti costringe un po' a anche vedere il tempo che è passato da quando uno ha iniziato a fare una cosa e come è cambiata la percezione. Nel senso che quando è nato film idea, in una maniera, ecco, l'unica cosa su cui non concordo è il fatto di non avere uno spazio in altri posti, nel senso che è una cosa vera che abbiamo attraversato dal punto di vista sia giornalistico sia critico dei tempi difficili, però personalmente Pimide non è nato perché non potevamo scrivere su altre testate, ma è nato e forse è chiaro da questa homepage che si vede qui, dal fatto che volevamo confrontarci con delle persone, che erano persone che appartenevano alla nostra generazione, su un cinema che non aveva tanto spazio su altre testate. Da questo punto di vista, no, ma i movies è una cosa molto distante dallo spirito che ha animato un sito come questo, perché un sito come questo è nato in sostanza da un gruppo di amici che ragionavano sul cinema, che lavoravano per dei quotidiani, dei settimanali, anche per riviste specializzate e proprio nelle riviste specializzate non trovavamo lo spazio vero di dibattito, perché cosa è successo in questi anni? Comunque tutti quelli che, se Emiliano stamattina diceva su Cineforum ero pagato a battute, a un certo punto tutte le riviste specializzate hanno iniziato a non pagare più e quindi la spinta amatoriale, che come dice Truffaut è alla base di ogni gesto critico, però è stata particolarmente evidente per tutti noi. E allora ci siamo un pochino domandati se non si poteva fare un sito, in un momento, no, era molto tempo dopo, era il 2011, fare un sito era una cosa molto facile, poco dispendiosa, in cui riversare questa spinta amatoriale e questo gesto libero insomma, a favore di un cinema che ci piaceva, su cui allora si parlava molto poco. E abbiamo così fondato questo portale. All'inizio è veramente stato per scrivere, perché ci piaceva molto scrivere di alcuni film, dargli spazio, andavamo a Cannes, a Venezia, a Locarno, no, nei maggiori festival, e poi le testate per cui scrivevamo ci chiedevano di fare i soliti pezzi su, giustamente, i grandi nomi che poi arrivano in sala.
e quindi abbiamo pensato che forse degli altri autori, cioè quelli che ci interessavano veramente, quelli che muovevano in noi un discorso che era anche un discorso politico, in cui sentivamo veramente che anche lo scrivere, farli conoscere, avesse ancora un senso, anche se non era un lavoro, tra virgolette, cioè non era retribuito, poteva essere fatto in una maniera un pochino più strutturata all'interno di un sito. È nata Filmidea, che ha diverse anime, cioè all'inizio appunto era semplicemente una rivista, è sempre stata molto concentrata su determinati autori, su un cinema di ricerca, sul cinema del reale di cui si parlava oggi, per esempio italiano, e questo ha subito però generato il fatto che abbiamo prediletto le recensioni e le interviste, nelle interviste approfondite uno conosce gli autori, e con gli autori ci siamo un po' domandati se forse una cosa interessante non era creare attorno alla rivista prima degli appuntamenti, cioè la rivista usciva ogni 3 mesi e alla messa online ogni 3 mesi venivano create, diciamo, delle sorte di anteprime, cioè delle presentazioni di questi film più fragili, che però magari riuscivano allora a uscire in sala per un giorno, per 2 giorni, e che erano presentate da Filmidee con l'uscita del numero. E da lì man mano si è iniziato a pensare che l'idea di fare una scuola, cioè un momento in cui questo pubblico che affollava queste anteprime, perché c'è il desiderio in Italia di vedere un cinema diverso, di spingersi un po' al di là delle barricate, non potesse anche essere in una forma un pochino più raccolta un momento in cui fare veramente una piccola scuola di critica, che poi è diventata anche di regia, perché in realtà alla Summer School noi accogliamo sia una parte di giovani filmmaker che una parte di giovani critici, in cui per una settimana i registi a cui noi in maniera libera avevamo donato qualcosa, cioè il nostro tempo per un'intervista, il nostro tempo per scrivere le recensioni, loro ci ricambiavano di questo passando una settimana con noi e una 30ina di ragazzi a parlare di cinema. E penso che la bellezza per ora della Summer School è il fatto che le persone che decidono, gli ospiti che decidono di venire, vengono perché credono in questa cosa, cioè credono che in quella settimana ci sia una trasmissione, un ragionamento insieme su quali siano le nuove forme di cinema. Tutto questo è molto di nicchia, è molto settoriale, cioè, non lo so, è quello che noi volevamo fare ed è rimasto. Se nella tua domanda conteneva anche la fattibilità di tutto ciò, ovviamente Filmidee fa tanti progetti e per questi progetti trova un modo di poterli realizzare economicamente, però per noi non è un'impresa, mentre My Movies è un'impresa. Ecco. Che esiste Filmidee, no? Perché comunque poi fondamentalmente sono progetti completamente diversi dal nostro modello, ma necessari, cioè io vedo questo, no? Questo è molto importante. Ed è un elemento che appunto io mi ero annotato, nel senso che abbiamo vissuto in qualche modo anche noi, come mainstream, nel senso che abbiamo visto il web cambiare, no? Cambiare le regole, o meglio, imporre delle nuove regole. Devi scrivere meno, perché la gente non legge più, no? Era questa la regola. Quindi devi scrivere sempre meno, perché la legge, perché gli utenti non leggono. A un certo punto, a forza di scrivere meno, ci siamo fermati, abbiamo detto, ormai gli utenti non leggono, ma ci sono degli utenti che vogliono leggere, per cui liberiamo i nostri critici, liberiamo i nostri giornalisti che scrivano, che si possono esprimere come meglio credono, e poi ci sarà chi legge tutta la recensione. Ci sono i nostri utenti che leggono tutta la recensione, ci sono gli utenti che cercano questo tipo di prodotto, e bisogna, secondo me, imporre la tendenza e non farla imporre dalla moda. Cioè, questo è importante, ed è forse
l'elemento forse distintivo che ci ha permesso di fare tante cose nuove, tante cose diverse da quelle che poi il mercato avrebbe voluto. Ecco. Sì, assolutamente, anzi, ora andando al terzo ospite, vediamo anche un altro aspetto di quello che diceva Nora, cioè di un progetto che chiaramente nel corso del tempo adeguare a quello che era poi insomma la necessità di appunto scrivere sul web con un'impostazione che è rimasta molto molto vorrei dire rigida, ma insomma, giustamente anche rigida, nel senso che appunto parliamo di media critica, un portale nato da un corso in realtà, quindi c'è stato un corso iniziale che era un corso per formare i critici del domani, e questo corso aveva come sbocco, diciamo come fine ultimo, quello poi di creare questo portale e poi insomma successivamente, come abbiamo visto, di insomma dare la possibilità a chi aveva scritto e chi aveva fatto il secondo anno di corso di appunto gestirlo, perché questa è la parte fondamentale, diciamo, anche del portale online. Cioè, sì, bene, come nel cartaceo non basta assolutamente scrivere un articolo, perché poi c'è appunto l'impaginazione, c'è la scelta del numero di battute, c'è la scelta anche della gerarchia, poi anche di quello che è la notizia. Anche sul web c'è, anzi soprattutto sul web c'è proprio un lavoro di costruzione proprio del sito, di editing e di creazione di contenuti, che chiaramente ha come punto centrale l'articolo e la recensione, ma che ha tutta una serie di insomma gioie e problemi che ora Daniel appunto ci spiegherà. Sì, ciao a tutti. È vero, Media Critica nasce nel 2011 da un in ambito universitario all'Università di Gorizia, da una sorta di master. Erano 6-7 incontri nell'arco di un anno, in cui Roy, che è stato l'ideatore insieme a Sara Martin, aveva principalmente l'intento di formare dei giovani critici, ed è diciamo rimasto negli anni il compito più importante di Media Critica, quello di trovare delle persone brave, capaci e volenterose anche di confrontarsi con la critica cinematografica. Ci tengo a dire che ha funzionato. Questa è una delle poche cose che forse possiamo vantare, lo dicevo prima a Gianluca, che questi due gruppi che si sono formati erano 20 persone nel 2011, altrettante nel 2012, si sono poi conosciute, quindi si sono anche integrate benissimo. E ovviamente poi si sono anche perse, alcuni hanno trovato altre strade, ricordo Alice Cucchetti ad esempio, che è andata a Film TV, Matteo Bottino era molto bravo, cioè chi ovviamente poi voleva trovare uno sbocco lavorativo si è allontanato, perché noi continuavamo a formare critici, a lavorare insomma sulla critica, ma soprattutto su questa voglia di... sono 20 persone, 30 ora i collaboratori, forse tutti cinefili, tutti veramente amanti del cinema, li troviamo a tutti i festival in Italia, all'estero, tutti grafomani, sono tutti lì a scrivere sempre. Se gli parli di dei progetti che coinvolgono cioè quando si parla di soldi a Media Critica sono tutti un po', ci restano quasi male, insomma. Sì, no, è vero. No, battute a parte. È sempre prevalso, è prevalsa la voglia di scrivere, di confrontarsi anche, perché poi io voglio ricordare come Roy aveva impostato Media Critica all'inizio, che era molto bello, mi dispiace un po' che non sia più
come era all'inizio. Ovvero sei si prendeva un film il più importante in uscita ogni settimana e si scrivevano sei recensioni prendendo ovviamente degli aspetti diversi del film stesso e quindi era un ulteriore confronto tra critici che dovevano parlare. Tra l'altro non scrivevamo subito dopo l'uscita del film, cioè si aspettavano quelle due settimane e Roy, devo dire, ha insistito molto sul cercare di dare a tutti quanti la possibilità di leggere, di informarsi, di non scrivere qualcosa che fosse già stato scritto, cioè era una critica che voleva essere un po' più approfondita, pur restando sulle 2000 battute, cioè non dovevamo scrivere dei grossi saggi, si dovevano cercare però dei punti di vista originali, si doveva cercare di fare della critica, insomma, ad oggi diciamo questo aspetto ancora funziona, perché come dicevo, ci sono bravissimi, bravissimi collaboratori, ce n'è qui in sala Francesco, Chiara, Gabriele, davvero. E manca tutto l'aspetto commerciale di cui faccio finta di occuparmi. Io gestisco per lo più il sito, la grafica, collaboro con la redazione, siamo in cinque. A correggere ovviamente le bozze che arrivano ogni sabato, perché pensiamo questo numero settimanale ogni sabato, che si è evoluto un po' così, invece del confronto su una singola, su un singolo film con sei recensioni, recensiamo il film più importante che esce e poi facciamo una retrospettiva collegandoci a quel film, quindi c'è sempre uno speciale o meglio c'è sempre una volta ogni due settimane c'è uno speciale che approfondisce e ci dà anche la possibilità di fare quello che loro hanno fatto, in modo che My Movies ha fatto in modo molto più schematico, ovvero di andare a riprendere tutti i film vecchi, insomma nella sezione history, che abbiamo chiamato un po' così, e rileggerli anche lì, dare una lettura che sia un pochino più aggiornata ad oggi, al confronto con i film che prendiamo come riferimento. Sostenere questo progetto per tutti quanti è un po' un hobby, questo è il punto, cioè tutti quanti hanno un mestiere, lavorano o comunque fanno qualcos'altro e non c'è stata mai, all'inizio il sito era addirittura chiuso ai commenti, cioè proprio l'aspetto economico, comunque quello del confronto anche, che poi invece ci è sembrato opportuno, perché poi all'inizio si voleva creare questo laboratorio di scrittura, cioè tutti dovevano in qualche modo crescere anche come critici, una volta che invece poi lo sono diventati, perché sono tutti più giovani di me, io ho 38 anni e sono credo il più anziano a media critica. Parlavo prima con Roy, ad esempio poco tempo fa si aggiunto tra le altre firme abbiamo Emanuele Rauco, che stranamente, cioè, ci chiedevamo come mai viene a chiederci una collaborazione una persona che comunque già lavora in questo settore, è un selezionatore della Mostra Cinematografica di Venezia. Invece evidentemente, insomma, i contenuti che proponiamo è non di occuparci dei social, di occuparci dell'indicizzazione sui motori di ricerca, di quelle cose fondamentali che permettono poi ad un sito di passare dai nostri 10.000 visitatori unici giornalieri a numeri insomma un po' più interessanti e quindi restiamo ancora in questa, cioè si è rischiato ovviamente, poi ci sono sempre quelle fasi di stanca
che coinvolgono sia più la redazione che i nostri collaboratori. Loro scrivono sempre, cioè non abbiamo, hanno sempre voglia di confrontarsi, di scrivere, però ovviamente la mole di lavoro negli anni è aumentata. Se prima si faceva poco, oggi abbiamo un impegno che cerchiamo di suddividere settimanalmente, ci sono delle turnazioni, insomma è tutto molto ben strutturato. Poi ci tengo a dire anche questo: io lavoro per una no profit olandese dove ci sono stipendi, non i miei purtroppo, ma insomma i nostri collaboratori. Io devo coordinare dei professori universitari che scrivono dei saggi sullo stato dei media europei, quando escono i famosi l'Italia è al 24esimo posto, quelli li facciamo noi. Allora, questi professionisti che vengono pagati fior di quattrini mi creano tanti di quei problemi, cioè nel senso è così difficile dare istruzioni, fargli fare le cose, fargli rispettare le deadline. Noi abbiamo invece un sistema che funziona benissimo, perché da Filippo Zoratti, che si occupa della linea editoriale, delle assegnazioni e delle proposte, perché noi ovviamente ogni settimana facciamo un paniere di proposte che non recensiamo solo film, si fanno anche si occupa di serie TV, si seguono i festival, si segue la TV, gli inediti. Di tutte queste cose c'è un responsabile di sezione, quindi è un paniere sempre molto importante. Ci sono delle candidature e quasi tutti, sempre in modo puntuale, riescono a coprire tutti gli spazi che vorremmo poi mettere. Insomma, è un lavoro importante e ci chiediamo sempre, io mi chiedo sempre come mai non si riesca poi a trovare uno sbocco di qualsiasi tipo, perché ci sarebbero tante possibilità. E invece, insomma, purtroppo si fa un po' di fatica. Sì, poi infatti su questo volevo fare insomma una domanda sul secondo turno di interventi. Ora volevo proprio chiudere il primo, invece arrivando a quello che è il portale Cineferia Ritrovata, di cui appunto ci parlo errori, che è un'esperienza ancora diversa rispetto alle quattro appunto che l'hanno preceduta. Assolutamente, grazie. Intanto volevo, prima di concentrarmi su Cinefilia Ritrovata, brevissimamente commentare il fatto che appunto sono in plurimo conflitto di interessi, essendo collaboratore di My Movies, Michele, collaboriamo tutti un po' impegnati gli uni negli altri, un compagno di strada, nonché due volte contributore anche di Filmidee e cofondatore di Media Critica, e quindi sono molto felice di sentire questo. In verità sono direttore anche di la cosa che mi prende più tempo insieme a Cinefilia Ritrovata è un'altra rivista online che dirigo, che è Cinergie, però è una rivista accademica. Nel corso dico questo per spiegare poi una cosa: nel corso del tempo le riviste di cinema di tipo accademico, appunto, nella mia casa un semestrale che tra le uscite, cioè tra i sei mesi che dividono le uscite l'una dall'altra, non pubblica nulla online, quindi è semplicemente una rivista che pubblica in digitale ogni sei mesi. Però la separazione è stata nettissima anche per volere dell'ANVUR, del MIURE, del Ministero, cioè via via l'area universitaria o accademica si è voluta distinguere, e non vale solo per il cinema, anche la letteratura, arte e così via, da tutte le altre pubblicazioni, attraverso una valutazione del fatto che queste riviste facciano ricerca e non critica. Come valutarle? Secondo un ranking che va dalla serie A, B, C, D, per cui è come un campionato, e l'anno scorso siamo riusciti a arrivare in serie A con Cinergia, e restarci poi è tutto un altro paio di maniche, perché ci sono tantissime valutazioni. E per dirvi come funziona, per chi non è avvezzo, pubblicare un pezzo su una rivista come Cinergia significa che il ricercatore, dottorando, docente che vuole mandare un pezzo
deve passare attraverso il cosiddetto sistema del double blind peer review, cioè in buona sostanza il pezzo anonimamente viene mandato a due esaminatori anonimi che non sanno chi l'ha scritto, mentre chi l'ha scritto non sa chi lo sta valutando. I due diranno se il pezzo va bene così, deve essere riscritto in parte o va bocciato, e se tu passi i due esami, a quel punto il pezzo viene pubblicato, oppure se non li passi devi rimettere mano al pezzo, essere rivalutato e infine pubblicato. Dopo tutto questo tu hai il diritto di essere pubblicato, e il fatto di aver pubblicato una lista scientifica fasciati da un punteggio poi che ti spendi a concorsi e cose varie. Quindi vedete che è completamente differente, per cui quando abbiamo deciso con Michele, dicevo no, questo non ci serve, ci serve, invece ce ne si è ritrovato, perché io sono un accademico sui generi, se mi piace molto frequentare tutto ciò che sta anche fuori dall'università, nasco come critico prima che come docente, e perché è diverso questo sito dagli altri, che al momento è un blog e tra un mese stiamo lavorando con dei grafici, dovrebbe trasformarsi in un vero e proprio journal, cioè in un vero e proprio sito giornale, perché è il prodotto editoriale di un'istituzione. Quindi in questo caso è il prodotto editoriale web di un'istituzione che lo sostiene economicamente. Questa istituzione è la Cineteca di Bologna, che nel corso del tempo a sua volta si è trasformata da Cineteca Comunale a Cineteca Privata, una fondazione privata, partecipata, è vero, per quasi il 100% dal Comune di Bologna, ma di fatto è una fondazione privata, che nel corso degli ultimi anni, penso che tutti ne abbiano sentito parlare, ha esteso le proprie attività da quelle semplicemente di restaurare e conservare i film, mostrarli al cineclub, e fare dei prodotti editoriali come libri, a fare molte altre cose come collane di DVD, ampliare le collane di libri, ampliare le proprie manifestazioni, tra cui quella storica del cinema ritrovato, ma poi ce ne sono molte altre, e anche fare distribuzione, per cui dopo parleremo credo di Manhattan, film restaurato dalla Cineteca di Bologna, che riesce in prima visione, e c'è una stagionalità, una stagione di restauri che vanno in prima visione ritornando quindi fuori dai cineclub ma andando nelle sale. Al direttore Gianluca Farinelli, con cui, che è mio amico da tantissimi anni, è venuto in mente di fare un altro prodotto editoriale, cioè di cercare di parlare con il pubblico del web, perché il pubblico della cineteca che va al cineclub, che va ai festival, eccetera, qualche anno fa rischiava di essere anagraficamente non giovanissimo. E da lì l'idea era doppia, quindi un prodotto editoriale che potesse parlare di cinema, di cinefilia, di storia del cinema, e allo stesso tempo di vedere se con gli strumenti del web, questo è il progetto che mi ha affidato finanziandolo, potessimo svecchiare il mondo degli spettatori e degli appassionati della Cineteca di Bologna, e intercettare anche la nuova cinefilia, la cinefilia digitale, la new cinefilia, come dir si voglia, che io in quel momento stavo anche studiando, non solo frequentando ma anche studiando, e il risultato è sicuramente positivo, perché questo svecchiamento è avvenuto, l'attrazione da parte del sito, poi successivamente della pagina Facebook, poi dell'Instagram della Cineteca di Bologna, tutti strumenti che precedentemente non erano assolutamente considerati consoni con una cineteca di conservazione e restauro, e questa fortissima spinta sulla esibizione e presentazione e rappresentazione contemporanea dei prodotti della storia del cinema, una rivivificazione fortissima è avvenuta, e con anche dei giochi sul marchio, per cui la parola ritrovato è stata giocata dalla Cineteca di Bologna a tantissimi livelli, per cui il cinema ritrovato è il festival storico, la cinefilia ritrovata è il nostro progetto / blog, la critica ritrovata è un corso che faccio per giovani critici sempre alla Cineteca di Bologna, il cinema ritrovato al cinema è il cinema ritrovato che va in prima visione, eccetera eccetera, giocando molto sulla parola ritrovato, pure troppo, nel senso che la gente si confonde l'istituzione che restaura i film interna alla Cineteca, l'immagine ritrovata, e vi potete immaginare quanti errori si fanno, però intanto il brand ha funzionato. Allora, nel mio caso cosa posso dire? Posso dire che io dirigo questa avventura, chi ci scrive? Ci scrivono dei giovani formati attraverso il mio corso stesso, valutiamo come vedete sia i festival che si fanno a Bologna, in particolare legati alla Cineteca,
Cineteca, sia delle rassegne che si fanno alla Cineteca, ma io avevo un modello, e questo volevo dire, cioè qual è la linea editoriale che avevo? Avevo il modello di quei siti, di quelle testate che si sono sviluppate da istituzioni altrove, in particolare Art Forum, mi ricordo se è quello che è nato dal Lincoln Center o altre che sono nate dai grandi centri museali internazionali. I più famosi hanno dato vita a delle riviste che parlano ovviamente di quanto avviene in quei contesti, ma allo stesso tempo con questa scusa parlano poi in generale di cinema, di arte contemporanea e così via, come nei casi migliori che ho citato. Quindi c'è una sorta di patto per cui su Cinefilia Ritrovata bisogna vedere approfondite le cose che fa la Cineteca, ma poi attraverso una serie di gradi di separazione che possono arrivare anche a 5-6 si può parlare di altre cose, per cui mandiamo gli inviati a Venezia a fare tutta la parte Venezia classici e non solo il restauro della Cineteca, i festival come il Future Film Festival che sono ospitati dalle sale della Cineteca ma non sono organizzate dalla Cineteca, li copriamo completamente e si fanno approfondimenti. Quando muore un grande regista come Jonathan Demme si fa comunque un approfondimento che ho scritto di mio pugno e così via, insomma. Quindi in verità l'ambizione è costruire un giornale della cinefilia completamente scollegato da qualunque ansia di quello che succede oggi, quello che esce domani e così via, ma come dire, gli stimoli continuano ad arrivare dalla vita culturale della città e poi successivamente attraverso gradi di separazione della vita cinefila che ci interessa, con l'ambizione di farci leggere quindi non solo dalla città e dalla regione, ma dall'esterno, perché all'esterno non interessa troppo se poi in quel momento c'è la retrospettiva come c'è adesso per dire sul cinema, sul grande cinema che ha rappresentato New York, che è la retrospettiva che c'è adesso, perché può leggersi degli approfondimenti su Taxi Driver piuttosto che su altri film del passato, con un percorso che avrebbe potuto tranquillamente essere una sezione o uno speciale di una rivista. Il cinema legato a New York, nel caso del bolognese andrà anche a vederselo in sala, nel caso di uno dall'esterno se lo legge per puro piacere. Questo porta a una linea un po' anarchica, nel senso che come dire, non adesso distingueremo nella nuova grafica tutti i vari le varie sezioni, in modo che uno possa decidere se leggere cose più archiviali, se leggere cose più critiche, se leggere cose più così, più, anche più giocose. A volte giochiamo anche col cinefilo e lo impagineremo anche un pochino meglio di così. Però la risposta è molto positiva, numeri piccoli ovviamente, ma in crescita, e quindi questo è l'esempio di un prodotto editoriale sul web che nasce da un'istituzione forte come la Cineteca di Bologna che si incarica di finanziarlo. Ecco. Visto che l'ho citato, tornerei a Gianluca e farò una domanda e poi gli darò anche la possibilità di fare qualcosa, perché io ho portato anche dei contenuti video, sono cose anche abbastanza fresche, anzi sono freschissime, però prima che vorrei fare questa domanda, visto che prima, insomma, dialogando anche con Daniele, è venuto fuori questa cosa appunto dell'impresa, nel senso Memovis è un'impresa. Ecco, però visto che insomma, parliamo anche di situazioni che non sono poi diventate un'impresa, parlo appunto di Carnage, parlo per la media critica, da quale punto in poi si può parlare di impresa? Cioè è qualcosa che si riferisce solamente ai numeri, cioè ai numeri che a un certo punto raggiunge, oppure se insomma ci deve essere insomma qualcos'altro, se può avere una visione che vada anche al di là proprio di insomma di fare critica, ma che non offre anche qualcosa di diverso, mi riferisco per esempio alla possibilità di vedere film in streaming. Beh, sì, quando penso un po' alla nostra esperienza, a volte sì, mi sembra anche, insomma, il fatto di fare cultura e di avere un'azienda che comunque riesce anche a fare utile, è quasi un miracolo, nel senso che comunque è un evento piuttosto straordinario, non è semplice. E in questo devo dire, insomma, mi ritengo molto fortunato, insomma, sento che questa
un po' di fortuna, un po' di anche di competenze diverse, perché comunque nel nostro team ci sono competenze diverse che probabilmente hanno aiutato. Il fatto di comunque avere appunto comunque dei critici che insomma noi dovevamo comunque cercare i ricavi per poter pagare i nostri crediti e i nostri giornalisti. Chiaramente anche noi siamo partiti con rimborsare, ai tempi quando appunto vi raccontavo che non ci invitavano alle anteprime dei film, rimborsare il prezzo del biglietto del cinema. Poi piano piano sono cresciuti e ci dava anche soddisfazione, forse una delle maggiori soddisfazioni che sono riuscito ad avere nel momento in cui iniziavamo a pagare i nostri giornalisti. Questa è stata una delle cose che mi ha dato più soddisfazione. In un momento di crisi, qualcuno ce lo credo può testimoniare, in un momento di crisi di Maionis, in cui abbiamo dovuto ridurre la produzione di pezzi pubblicati, qualcuno ha proposto, penso Gabriele è anche in sala, forse è arrivato proprio la proposta di dire abbassiamo i compensi. E io dissi no, ci abbiamo messo tanto ad arrivare a questi compensi, noi li tocchiamo. Sono sicuro che poi noi recupereremo, ritorneremo a regime e potremo di nuovo avere la produzione che immaginavamo. La popolarità di Gabriele Agnolo in questo momento non è altissima dopo quella che era la sua proposta. No, è stata, no, penso che sia. Sì, assolutamente era lo stesso livello dei redattori, dei collaboratori di Rani, nel senso che non sacrifichiamo la produzione, ci sacrifichiamo noi. Ecco, per me invece era importante non toccare quell'obiettivo che erano riusciti a raggiungere, e poi infatti, perché poi tornare indietro è difficile, no? Cioè, il momento in cui è molto più facile nel momento in cui ti riprendi di ritornare a produrre di più. Infatti poi è iniziata di più la produzione, cresce l'età oggi. No, ancora più alto, stiamo producendo veramente molto, perché ci siamo aperti anche le serie TV. Dunque sì, qual è l'elemento? Nel nostro caso sicuramente i numeri, che non sono bastati inizialmente. Noi abbiamo fatto sempre dei numeri importanti, sono stati, per fortuna è stato l'entusiasmo del nostro pubblico che ci seguiva che non ci ha fatto chiudere, perché non avevamo invece investitori che investissero su di noi. È assurdo pensare che una casa di distribuzione possa dire non investo su un portale qualunque sia di cinema perché tanto ci sono già. Perché se noi comunque lavoriamo per te, cioè alla fine facciamo il lavoro per te, perché fondamentalmente la gente che poi invogliamo ad andare al cinema, o che comunque rendiamo di più di appealing il cinema, è perché tu sei comunque quello che ha alla fine di tutto lo sfruttamento sui diritti. E sei tu che devi sostenere tutto questo tipo di attività, qualunque esso sia. Ci sono dei distributori illuminati, in questo senso, che sostengo anche dei piccoli siti, perché pensano esattamente a questa cosa qui. Li dobbiamo sostenere perché fanno un ottimo lavoro e devono continuare in questo senso. Purtroppo non sono tutti così, e quando hai dei numeri importanti chiaramente questo aiuta. Ma non è stato solo un punto di numeri. Anche altri fattori. Oggi, cioè, noi siamo online dal 2000, quindi abbiamo visto 17 anni di storia di internet completamente rivoluzionata. Ci sono state le varie mode, compresa quella delle suonerie, non so se c'erano anche le suonerie, un business che noi ci siamo completamente persi, perché io non volevo mettere le suonerie di Star Wars sul film di Maionis per vendere, non ho ceduto in quella cosa lì. Certo, ho perso del fatturato probabilmente, ma pazienza, oggi sono perso un altro treno, il treno dei banner
a fiumi, anche quello, no, il nostro sito doveva essere pulito, non volevo... Anche noi questo. Lo voglio dire perché ne abbiamo rifiutati anche noi pur di mantenere la nostra... E questo è premiato, ecco, oggi c'è posto probabilmente una ribalta in tutto questo, è il lavoro di tutti noi probabilmente, che è quello delle conversioni, cioè oggi in genere la pubblicità sui siti generalisti soffre. Il dato della raccolta pubblicitaria pubblicato, ed è un dato, questi dati di marzo, sulla raccolta pubblicitaria è del meno 2%, quindi la pubblicità raccoglie meno rispetto all'anno scorso, pubblicità su internet, perché soffre molto dalla raccolta sulle generaliste. Ecco, i portali verticali invece stanno avendo una ribalta in questo senso, noi cresciamo rispetto alla media, e cresciamo perché siamo capaci di dimostrare agli investitori di convertire. In due mesi, in un periodo di promozione, abbiamo venduto 57.000 biglietti del cinema, rapida, molto velocemente e in un brevissimo tempo. E questo innesca comunque un meccanismo di redemption e di risultato sull'operazione pubblicitaria. E qui il canale verticale ha un grande vantaggio rispetto al generalista. Il generalista soffre e avrà sempre meno possibilità. I siti verticali di qualunque genere, non solamente di cinema, di qualunque genere, possono essere in grado di convertire. Il nostro momento migliore che stiamo vivendo in questo momento è frutto di un sito molto pulito, ottenuto nei vari anni. E oggi la possibilità di poter dire al nostro utente: guarda, hai visto questa cosa, comprala. C'è un biglietto del cinema. Compralo, piuttosto che guarda, c'è trova streaming, il film, scegli la piattaforma dove costa meno, con una conversione del 12,50%, che è una conversione importante, cioè tutte le persone, il 12 su 100 persone, 12 e mezzo cliccando comprano, che è una conversione altissima, e questo porta ricavi, nuovi ricavi, che ci permette appunto di avere poi l'impresa che dicevamo. È chiaro che tutto questo moltiplicato per i numeri che i vari portali fanno chiaramente fa la differenza, e questo comunque dobbiamo metterlo in considerazione. Altre possibilità sono appunto il fatto di trovare uno sponsor che crede nel progetto, però lo sponsor che dovrebbe credere nel progetto è l'industry, è quello lo sponsor, che a volte invece, come abbiamo visto anche nella sessione precedente, a volte invece in questo non ci aiuta. Ecco, quindi a questo punto, insomma, dimostrare qualcosa, appunto, fatto attraverso la Rubis. Ah sì, vabbè, allora diciamo che allora qui forse però devo introdurre un'altra, molto rapidamente perché non voglio prendere troppo spazio, un altro punto, nel senso che vi ho raccontato un po' appunto i vari step di Memovies e della critica, del fatto di come, dicevo, non ci adeguiamo al web ma cerchiamo di imporci, imporre il nostro modello. L'avevamo fatto nel 2000 imponendo le recensioni dei critici in un modello di user generated content, e ecco, oggi lo stiamo facendo ancora una volta. Abbiamo visto nella sessione precedente quanto poi il video sia importante e come noi in qualche modo fossimo un po' in ritardo in questo senso, e lo siamo stati fondamentalmente perché non riuscivamo a trovare il format giusto. Abbiamo lavorato per molti mesi, direi un paio d'anni, per la ricerca di un format video che ci potesse dare la possibilità di arrivare anche su quei canali, perché come abbiamo visto, come diceva Marta prima, è il fatto che comunque ci si rivolge a canali diversi, a persone diverse, perché il pubblico cambia,
e soprattutto cambia internet, per cui c'è gente che sui siti non ci va più perché utilizzano le piattaforme terze, YouTube piuttosto che Facebook, e non accedono, non escono da lì. E qui anche l'introduzione, non so se avete detto, dei chatbot che abbiamo introdotto qualche settimana fa, quindi la possibilità di consultare la programmazione nelle sale all'interno dei messenger di Facebook, e quindi proprio entrare non avere anche un proprio canale, quindi avere il proprio sito, ma entrare anche nei siti terzi, che è quello che, insomma, con cui è nata Marta probabilmente, e con quello che noi invece in questo momento stiamo cercando di approcciarci. Come lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo con il nostro modello, cioè quello di non avere un modello youtuber, ma un modello più costruito, fatto da attori che interpretano la nostra recensione. Però prima magari lo vediamo, poi posso dare un commento. In questo senso abbiamo lanciato ieri per la prima volta, quindi super fresco, la nostra prima video recensione di Manhattan. Poi abbiamo anche un altro paio che non sono stati lanciati, ma se abbiamo tempo li vediamo. Durano 90 secondi, quindi... È una dedica jazz in cui cinema e vita si trasformano in un'unica esperienza. Vuole scrivere un romanzo ambientato nel suo quartiere, Manhattan, mentre la sua ex moglie sta per pubblicare un memoire al vetriolo sulla loro unione. A complicare le cose, infine, arriva Mary, una pungente giornalista. Inizialmente Allen era così deluso dal risultato che non voleva mostrare il film alla prima con il pubblico. Voleva chiedere alla casa di produzione di buttarlo via, pronto a girarne un altro gratis. Raramente la valutazione di un autore sulla propria opera è stata così sbagliata, perché Manhattan entra a pieno titolo nella top 10 dei suoi film migliori. L'uso del bianco e nero, per la prima volta nella sua filmografia, a rielaborare la lezione di Bergman. L'esilarante incipit tra i migliori inizi del cinema e della letteratura americana. L'uso di razzi in blu di Gershwin, i suoi protagonisti, uomini e donne sempre troppo presi dalle proprie contraddizioni, sono solo alcune delle punte di eccellenza del film. Sarà il volto di Tracy a riempire lo schermo su un finale che ci riporta a quello di Luci nella città di Chaplin. Perché Tracy rappresenta il futuro così come se lo immagina il regista newyorkese. Con lei si apre un nuovo spazio di riflessione sul senso di fare cinema, che per Woody Allen equivale a dire sul senso della vita. Manhattan. Cinema, poi in Manhattan probabilmente si presta particolarmente bene. L'utilizzo anche in questo caso è di attori professionisti, lui è l'attore di Cuori Puri, che insomma è il film selezionato a Cannes, e questo è un po' la nostra risposta video il nostro formato video, la nostra risposta video al mercato. Con un modello, se vuoi, in controtendenza con quello che invece abbiamo visto prima, che invece muove numeri veramente importanti, e non è sicuro, non è certo che noi riusciremo ad avere successo con questo modello, perché è veramente controtendente. Noi cercheremo di imporlo e di imporci esattamente come abbiamo fatto nel 2000 con le recensioni di un dizionario che ormai non vendeva più. Ecco, abbiamo parlato anche del pubblico, cioè di un tipo di pubblico in realtà che, essendo, insomma, giocato ora, parliamo e torniamo a parlare di un televisore, cioè di qualsiasi nicchia, un pubblico che chiaramente deve essere cercato, bisogna capire qual è, diciamo, il tipo di pubblico a cui ci si rivolge. Quindi volevo andare nuovamente da Daniela per chiederle,
quando diciamo avete pensato a Fede, che comunque veramente è molto molto particolare, cioè quello che avete fatto in mente è qualcosa che poi diciamo avete ritrovato nel contentare poco i lettori, o è un film che avete trovato anche, cioè c'era una certa necessità di avere una certa effetto diciamo a livello di critica, cioè la mia domanda in fondo è se diciamo questo appunto questo problema è quello, cioè della ricerca di un pubblico che poi quello in realtà che sta alla base di ogni impresa, anche se non è un'impresa in quella comunità culturale, cioè di capire dove diciamo andarsi a posizionare. Ma penso che fin dall'inizio noi avessimo chiaro che un pubblico c'era per questa rivista, perché nel momento in cui l'abbiamo fondata noi eravamo molto scontenti delle riviste cartacee che c'erano, perché non trovavamo una linea editoriale all'interno di queste riviste e non ci ritrovavamo più, e quindi abbiamo pensato che tante persone come noi erano in questa situazione e abbiamo deciso di fare questa rivista. Devo dire che noi siamo molto estremi e abbiamo poco a che fare con il mercato, nel senso che è capitato che su Film Idee ci sia il film di Eastwood, però non ha più spazio del film di Alessandro Comodin. Anzi, Alessandro Comodin ha 4 volte lo spazio dedicato a Eastwood, e non perché non ci piaccia, Clint Eastwood non è una questione di... però penso che questa nostra linea editoriale molto precisa su andare a sostenere il nuovo sia qualcosa che è riconoscibile anche all'esterno, sia in positivo che in negativo. Ovviamente c'è la gente che sulla nostra pagina Facebook ci dice non ho osato parlare mai di Malik qui perché sarete presi a pesci in faccia, no? Perché tutti sanno che quelli di Film Idee amano Malik, però non sono dei diktat, cioè è più proprio una linea editoriale che spinge ad andare a cercare delle cose che possano essere innovative. E penso che questa cosa della riconoscibilità crei immediatamente un pubblico, nel senso che è un pubblico, così come la rivista è molto specializzata, il pubblico che abbiamo è molto specializzato, cioè nel senso che chi viene alle nostre recensioni, alle nostre proiezioni, chi partecipa ai nostri workshop, chi arriva a partecipare alla Summer School, è solo in piccola parte qualcuno che conosce poco Film Idee e capita lì perché stava cercando una scuola di critica, ma tendenzialmente qualcuno che ama questo tipo di cinema, che l'ha scoperto magari perché è capitato una volta per caso a una proiezione a Milano e ci ha incontrato, che l'ha conosciuto attraverso altre persone cercando online il nuovo film di Sylvain Georges, lo trova su Film Idee, non lo trova su altri portali. Penso che questa specificità sia anche la cosa che ci ha reso in qualche modo sostenibili, cioè anche se poi ognuno di noi ha fatto 100 lavori, dire che sono idee sostenibili è un po'... Però vabbè, noi abbiamo avuto un bando della compagnia di San Paolo, stiamo organizzando un'altra cosa sempre sostenuta dalla compagnia, abbiamo evidentemente le cose che facciamo incontrano qualcuno, e questo è molto importante, penso, da far capire anche a chi sta dando dei soldi affinché alcune imprese culturali vadano avanti. Cioè, perché è evidente che se una fondazione bancaria ti dà dei soldi e arrivi in un posto e c'è la sala vuota, non è particolarmente positivo per un'impresa bancaria. Devi essere in grado di saper comunicare nel modo adeguato e arrivare a quelle nicchie di pubblico che ci sono anche per il cinema molto estremo, molto sperimentale. Ovviamente non si riempiono le sale da 1000 persone, è chiaro questo, no? Cioè che la partita è un'altra.
però penso che vabbè, se uno deve spendere anche parte della propria energia e tempo libero, lo debba fare con uno scopo molto chiaro, cioè a fine non ci sono performance purtroppo, infatti mi pareva una mia critica, cioè sono tutte persone che bisogna convincere a scrivere, si parla per ora dell'articolo, tutto molto ponderato, e allora nel momento in cui si fa l'articolo magari si invita l'autore, si vuole fare la proiezione del film, eccetera eccetera, però penso che sia anche il buono, cioè il fatto che nel momento in cui comunque non è che se la carta stampata è morta allora la salverà il web, secondo me, se il web ragiona con lo stesso modalità della carta stampata, cioè sul web uno deve iniziare a fare dei discorsi altri, che sono dei discorsi che oggi, cioè anche Giulio, Emiliano, Luca facevano per la carta stampata, cioè di capire bene quali sono quelle azioni che possono portare a rendere sempre più forte la propria base di pubblico, e sono spesso delle azioni che non hanno a che fare con l'immaterialità del web. L'immaterialità del web ti porta ovunque, però forse poi hai anche bisogno di momenti di incontro come quello di oggi, per cui vi ringrazio, ma come quelli, no, che si fanno nelle università quando si incontrano le persone, come partecipare, no, a curare dei focus, penso a una bellissima occasione che c'era da Toroi all'inizio di Filmidee con Jonathan Rosenbaum, quando avevamo parlato di questa cinefilia espansa a Bologna, al cinema ritrovato, è stato, no, un momento bellissimo, ed è logico che per seguire in una maniera chiara un obiettivo che ti fa incontrare persone più o meno simili a te. Poi per chiudere, comunque Filmidee nasce da un'idea di un po' comunità, chiamiamola così, cioè nel senso che era nata sulla spinta di questo bellissimo libro di Jonathan Rosenbaum sulla nuova cinefilia, e un po' continua a essere questo, cioè un luogo dove delle persone che hanno delle idee anche diverse di cinema, però molto così strutturate, molto cinefile, hanno l'occasione per iniziare a scrivere, iniziare a fare dei progetti che poi io spero possano trasformarsi in un lavoro, cioè perché quello che io un pochino penso è che forse Filmidee non può essere un lavoro, ma in questi anni, visto che ormai visto da 6 anni, ha preparato delle persone ad approcciarsi a questo mondo lavorativo, speriamo facendolo almeno entrare, conoscendo delle altre persone, facendosi conoscere perché hanno scritto dei buoni testi, perché hanno iniziato a organizzare delle iniziative. Lo chiedo, diciamo, Daniel, e lo estendo anche a noi, quanto sia importante in realtà anche la formazione che viene fatta all'interno di quella che è una redazione, che sia una redazione fisica o materiale, è comunque un lavoro costante di, appunto, di confronto, che porta secondo me anche a crearsi sia insomma, l'abitudine, diciamo, a lavorare anche in gruppo, e che può portare da quella che è appunto la recensione, da quella che è l'abitudine settimanale, appunto, a ritrovarsi e a scegliere quale film recensire, poi diciamo a capire anche di poter fare qualcos'altro, cioè poter provarsi magari anche a non so, a mettersi in prima linea per proporre qualcosa o per prendere come abbiamo provato a fare con la mia critica, anche nel caso certe volte di farsi referente per qualcosa che chiaramente ha il marchio della critica, è una cosa che funziona più con insomma di Filmidee, e di portare appunto quello che è appunto la mia critica fuori per fare qualcosa appunto che ha sempre riferimento con il cinema, penso per esempio al catalogo di cui ci occupiamo, e appunto volevo chiedere in tutto questo che
prima la formazione e poi il lavoro di redazione. Prima di passare al lavoro di redazione vorrei parlare del lavoro che è stato fatto alla base, cioè veramente, ora, non perché, no, lo devo dire, cioè Roy fece davvero un lavoro straordinario, perché una delle caratteristiche di Media Critica, cioè noi non abbiamo, ieri sentivo a livello personale, Pier Maria diceva io non amo il cinema portoghese, a Media Critica queste cose non esistono, cioè veramente si ama il cinema a tutto tondo e se poi si vanno a vedere gli speciali, tutti i lavori che sono stati fatti, si parla di cinema sotto qualsiasi aspetto, cioè veramente sono tutti formati, perché lì è solo con un lavoro di formazione poi si arriva a questa passione, a questo amore per ogni tipo di cinema e non solo cinema, perché ripeto, si fanno tante altre cose. Poi ovviamente dopo questa prima fase sono stati introdotti anche nuovi collaboratori, abbiamo cercato anche persone, perché ovviamente poi tra chi si allontana, chi fa altro, i numeri sono stati ricordo soprattutto dopo il secondo anno c'era l'esigenza di avere forze nuove. Tutte queste scelte sono state sempre indirizzate a collaboratori che sposassero in qualche modo questo tipo di filosofia. Oggi si fa un lavoro importante, ci chiamano non a caso per questa, ora non vorrei insistere sul discorso economico, ma è vero che quando poi c'è da proporre qualcosa, noi in redazione abbiamo sempre un certo imbarazzo nel farlo, perché si chiede la disponibilità per lavori molto impegnativi e quindi ti aspetti sempre che ci sia, come dire, un minimo di... Allora c'era questo catalogo sul cinema degli anni della Repubblica di Vichy, quindi dopoguerra in Francia, dico chi sarà mai interessato, prima mail di proposte, tutti entusiasti, che bello, un'iniziativa stupenda, tantissime persone a candidarsi, a proporsi per una cosa del genere. Sinceramente non me lo aspetto, perché poi anche sulla reperibilità di questi film, sul doverli guardare in francese con sottotitoli inglese quando va bene o in qualità pessima, quindi questo è veramente un aspetto importante, insomma, ed è bello continuare anche senza, perché poi non è del tutto vero, cioè abbiamo questo tipo di collaborazioni, abbiamo piccole, ci conoscono in tutti i festival proprio perché abbiamo una presenza costante, scriviamo, cerchiamo di coprire una cosa che ci piace fare, quella di recensire quanti più film possibile e di andare in tutti i festival, anche i più piccoli in Italia, non solo quelli più importanti. Sì, commento anch'io, ovviamente grazie a Daniel, ma era proprio l'idea che ci aveva animati fin dall'inizio, ovvero reagire alla situazione dello user generated content dicendo adesso ci mettiamo un punto, cioè mettiamo una riga, perché sono forme di spontaneismo che vanno analizzate, possono piacere, hanno una loro vivacità, però la critica è un'altra cosa, cioè se non ti formi non puoi affatto farla, non è una cosa che puoi fare esattamente, se non faccio addirittura degli esempi estremi tipo così come non puoi operare la cistifelle, non puoi fare il critico, è sempre trovato un po' esagerati, perché in effetti il tipo di sapere che devi raggiungere è leggermente più piccolo, però detto questo invece non puoi organizzare una mostra o un museo d'arte moderna se non hai le formazioni, nessuno te lo immaginerà. Non si capisce perché tu possa curare una sezione di un sito web di cinema se non sei formato. Quindi l'idea era assolutamente questa, l'abbiamo affermata e mi sembra che un po' le cose si stiano tornando al loro posto, cioè
anche le scelte di cui mi parla Luca, che sono avvenute anni e anni fa, ovviamente, quindi siamo compagni di strada su questa idea, ma anche il fatto che critici professionisti vadano, nel mio caso un accademico, verso My Movies, una selezionatore di Venezia viene su Media Critica, eccetera, è che si riconosce questa necessità, si riconosce questa professionalità, che deve essere ovviamente una professionalità. Nel mio caso, da formatore, dico una cosa, e cioè che ho un orgoglio e una sofferenza. L'orgoglio è quello che il formatore svela dei talenti e gli offre maggiori strumenti. Il formatore non può fare nulla con chi non ha talento, nulla. Quindi mi è sempre stato difficile farlo, ma ho dovuto dire a delle persone: guarda, questa non è la tua strada, per qualunque strumento che ti dia. Quindi la formazione serve anche, e tutte le persone che hanno poi avuto una loro strada, alcune qui presenti, avevano già un grosso talento che necessitava di essere formato attraverso un lavoro editoriale, critico, interpretativo e così via, e questo è un orgoglio. La difficoltà è che purtroppo la situazione che ci troviamo di fronte è molto difficile, perché le professionalità sono molte di più di quelle che il mercato può assorbire, ed è per questo che oggi le forme, il critico puro non esiste più, e si creano delle forme di critici che sono allo stesso tempo curator, che lavorano per i festival, che collaborano con enti, che organizzano situazioni editoriali che smarginano negli eventi culturali, o piuttosto che nella formazione a sua volta. Quindi i formati diventano poi formatori in scuola, in school, in cose del genere, e quindi il lavoro ce lo si inventa attraverso mille diverse collaborazioni trasversali, però comunque sia il numero di persone con talento è superiore al numero di persone che il mercato può assorbire, per non parlare del numero di persone senza talento che comunque affolla gli spazi, che magari sono spazi che comunque non crescono più di tanto. Quindi questa è la sofferenza mia di formatore in questi anni. Voglio aggiungere però un'altra cosa prima di lasciarvi la parola, e cioè che quello esperto che dovrebbe formare, cioè che dovrei essere io, non deve però smettere di formarsi a sua volta, perché sia colleghi accademici sia colleghi della carta stampata, non è carino fare nomi eccetera, però alcuni ce ne sono, poi tirano i remi in barca, nel senso proprio letterale del termine, e smettono di guardare, di leggere, di incuriosirsi e così via. Cioè il critico di professione a volte ha questo problema, che ha la sua routine, ha le sue prime visioni, ha le sue anteprimette, ha le sue cose, e poi dopodiché pian piano si atrofizza. Però l'autoformazione significa esattamente aprirsi a quello che stanno scoprendo gli altri, cioè io stesso uso film idee perché mi parla di un cinema a cui non attingo facilmente, vado ai festival quando posso, sempre meno, ma cerco di andare ai festival per vedere cose, leggo tantissimo, come si fa a non leggere tantissimo, sia romanzi, sia saggi, eccetera. Quindi l'autoformazione per me non è un problema, perché la curiosità per me è una forma di piacere, di passione, quindi non è che mi costringo, devi formarti, però la formazione è continua, d'accordo, è continua. Il cinefilo lo fa in default perché è la sua passione, quindi ciò che deve ancora conoscere per lui è molto più importante di quello che ha già conosciuto. Però chi lo fa di professione, credo che sia uno dei motivi per cui ogni tanto questa professione è additata negativamente, è che talvolta si vedono delle situazioni molto atrofizzate, molto paludate, nel quale ci si accontenta di quel che passa il convento, si dà la benedizione, sì, no, e poi tutto il lavoro critico finisce, per cui la società non capisce qual è lo sforzo critico, il lavoro critico e il continuo ragionare. Per cui la formazione, Michele hai perfettamente ragione ad aver fatto questa domanda, è il punto centrale della nostra qualità culturale, di quello che scriviamo sul cinema. Faccio un ultimo giro di rispondere a questa domanda e poi lasciare spazio al pubblico. Parto da una cosa
insomma, che mi è capitato recentemente per insomma, motivi che ora non ricordo, al cinema insomma, dove lavoro a Firenze, la compagnia, a un certo punto è arrivata questa rivista che si chiama Uomini e Trasporti, che è una rivista sui tir, sui camion, sul mondo insomma, dei camionisti, e in una delle ultime pagine c'era insomma una pagina dedicata alla critica cinematografica. Quindi insomma la critica cinematografica diventa qualcosa che deve essere ovunque, anche in luoghi in cui non si cercherebbe. Dall'altro era un tipo di critica, una recensione, mi ricordo di Manchester by the Sea, che cominciava sullo stile di tipo un film bello per vari motivi. Già, si capiva un po' che era forse scritto dai camionisti per i camionisti. E volevo sapere a questo punto invece quanto questi tipi, appunto, questo tipo di cinefilia è una forma anche di lotta nei confronti di uso, insomma, di utilizzo e di posizionamento scriteriato, poi che ha il cinema oggi, che è quasi insomma a livello di quello che poteva essere l'oroscopo, diciamo l'oroscopo c'era in qualunque rivista, oggi qualunque rivista si apra c'è una parte di cinema, e insomma in modo molto rivolatorio, anche se questa è una cosa positiva, cioè che il cinema sia comunque, o se comunque sono dei luoghi in cui non esiste un pubblico che apre quel luogo, che non quello per cercare il cinema. Io questo mi faccio dire perché in realtà sai, noi siamo di Firenze, ma il mondo si nasce a Firenze. Perché nasce da un team che sviluppava software, e noi abbiamo sviluppato il software di gestione di logistica di uomini e trasporti. Noi finanziavamo uomini e trasporti, ma il minimo che faceva zero. E se studi a questo punto mi auguro che possa essere un'eredità, che sia curioso, loro si siano portati via e portarli come ricordo in mia vita. Ci hanno fatto questo come buono, probabilmente. Non lo so, se questa è una cosa che abbiamo lasciato, probabilmente no. Però è un vero testo, e quindi ricollego un po' a tutta la storia delle start-up. In questo senso noi abbiamo fatto di tutto durante il periodo che Movistar non aveva ricavi, che è stato lunghissimo, stato molto lungo, tra cui questo ogni volta, poi anche una collezione di costumi da bagno, casualmente avevamo avuto questa opportunità, non mi ricordo ancora la possibilità di dire, ma voi la potreste fare? Sì, direi di sì, in quel momento noi avevamo bisogno assolutamente di ricavi, e facevamo comunque cosa, che poi fu una collezione che andò anche bene. Uomini e trasporti, sì, ora questo non uso lui, io personalmente il progetto, però era un progetto che stava nel nostro gruppo, nella nostra società, che è Monet, che è l'editore di Menuvis, che faceva questa parte. Io però mi fermo qui sull'aneddoto sui uomini e trasporti, mentre è molto interessante anche la domanda che stai, però la lascerei magari al mio collega in questo senso. Ma io non ho nulla in contrario che ci sia il cinema su una rivista di trasporti, perché poco fa parlavo con Sara Martin, che sta facendo un'interessantissima ricerca sulle riviste non specializzate che si sono occupate di cinema negli anni 40-50, e ci ha raccontato questo fatto che ieri è appena arrivato un microfilm di Mani di Fata, che non so, io sono cultrice di queste cose, quindi so cos'è, magari tanti di voi no, però è uno di quei vecchi giornali su cui si facevano i vestiti per i bambini, eccetera, eccetera, e nell'insertino c'era comunque, nel 47 ha iniziato ad esserci la rubrica di cinema. Io sono felice di questo, perché in qualche modo è quello che invece
trovo che abbiamo un po' perso, nel senso che purtroppo tutti noi abbiamo anche iniziato a scrivere online perché le varie testate hanno iniziato a epurare il cinema o ridurlo veramente a dei super trafiletti non pagati, scritti da persone che non si occupano di cinema, e quindi tutta questa situazione è problematica. Secondo me invece è una grandissima sfida, ho apprezzato prima l'intervento della youtuber che ha detto io voglio parlare alla gente, perché così come le riviste specializzate trovano il loro pubblico, però penso che anche su una rivista generalista sia molto interessante trovare il giusto linguaggio per far arrivare a quel pubblico il giusto film. È un'attività che magari uno fa ancora nei cineforum, no? Questo tipo dove veramente ha davanti tutti, non il cinefilo, non chi sta già cercando una recensione sul web. E quindi boh, io la trovo positiva, anche se curiosa. Io ho solo due battute sull'argomento, perché una volta arrivò in redazione una mail da un'azienda che vendeva trattori e ci chiedeva se eravamo interessati alla pubblicità sul sito. Non gli risposi perché pensavo fosse un qualche tipo di truffa, phishing, esatto. Invece evidentemente tra uomini, trasporti e trattori, non lo so, insomma, ci poteva sì, ci poteva essere. Ho perso un'occasione probabilmente. Detto questo, se uomini e trasporti oggi ci desse 20.000 lire, venderemmo i nostri collaboratori e tutta media critica pur di far qualcosa, insomma. Non lo so, siamo totalmente fuori da questo aspetto, insomma, non saprei come cos'altro dire. Allora anche io avrei molti aneddoti, a cominciare dal fatto che quando andai la prima volta a Venezia, ed era il 1994, davanti a me in fila c'era l'inviato di Caccia e Pesca, quindi anche in questo caso avevo avuto occasione di capire come in effetti il cinema sia stato ovunque. Questo ha dei motivi evidentemente, perché cinema è stato almeno per decenni l'intrattenimento più popolare, e quindi chiunque leggesse un femminile, una cosa tecnica, una rivista tecnica, una rivista settoriale e così via, amava vedersi recensito un film o i film della settimana. Mi sembra che adesso comunque le cose proseguano in questa direzione. È vero che alcuni settimanali, Film TV lo sappiamo, ma anche altri hanno magari qualche recensione di disco o di libro, ma mai quanto le recensioni di le riviste di musica, per esempio, hanno paginate sul cinema, o le riviste, anche delle riviste letterarie, culturali. Oggi si parlava di doppio zero, non c'è un doppio zero cinematografico, ma intanto su doppio zero, che è cultura principalmente politico, letteraria, culturale e così via, ci sono tante cose di cinema e talvolta anche molto interessanti, molto lunghe, molto analitiche. Quindi sia dalla fascia più bassa, la rivista popolare non di cinema che ha in sé le pagine di cinema, sia quella più alta, rivista di alta cultura che non può rinunciare al cinema ma potrebbe eventualmente rinunciare ad altre cose, dimostra che ancora oggi, pur assediato da tutte le altre forme mediali, il cinema sembra essere richiestissimo dai lettori, che è un segnale di vitalità. Non solo di sopravvivenza, ma appunto di vitalità importante, che ci dice appunto qualcosina di quanto stiamo vivendo, con tutte le difficoltà che abbiamo detto, ovviamente. Sì, questa non aggiungo altro, lascio a Michele. Io direi a questo punto che lei tenga un po' lo spazio per il pubblico e per qualche domanda, visto che abbiamo quattro ospiti che possono, come avete dimostrato, rispondere a tutto quello che riguarda insomma la cinefilia, e anche proprio la creazione di quello che è, insomma, un discorso attorno alla cinefilia. Sì, c'è qua. Io volevo fare una domanda a Daniela riguardo
diciamo, soprattutto i progetti li potremmo definire transmediali, cioè quelle cose che organizzate che escono in pratica dallo spazio classico della rivista. Come vengono coordinate, se sono frutto anche di rete, cioè nel senso se internamente vi consultate, se è solo la redazione che propone questo tipo di attività, o se c'è uno scambio e quindi un continuo, diciamo, rimando anche con collaboratori che magari propongono di fare, in particolare mi riferisco a Director's Cut, l'ultimo progetto che mi sembra molto, molto interessante. Sì, i progetti che abbiamo attivato sono vari, quindi ovviamente la Summer School, questa rivista è nata da me, da Alessandro Stellino, e la Summer School è un po' nata insieme alla rivista, cioè nel senso che l'anno dopo, l'estate dopo, abbiamo un po' concepito questa idea della Summer School e ora al suo interno proprio un gruppo organizzativo, perché comunque ci arrivano un centinaio di candidature, ci sono una trentina di ragazzi che arrivano per una settimana in Sardegna, ci sono 5-6 relatori presenti, anzi 5 ospiti più 4 altre persone che tengono i gruppi di critica, quindi ormai quello, diciamo, è un piccolo lavoro, cioè, e ovviamente abbiamo una base che trovo molto bella, perché il coordinatore adesso di questo evento è un ragazzo di Iglesias, di Cagliari, che era venuto un primo anno alla Summer School e che adesso è diventato un po' il coordinatore dell'evento. Diciamo che su ogni differente evento attiviamo delle persone diverse, perché per Video Essay io stavo cercando una maniera di finanziare il rinnovo del sito, e quindi stavo cercando dei bandi e ho intercettato questo bando della Compagnia di San Paolo che era sui linguaggi innovativi, e ho detto: bene, come facciamo a dire che siamo un linguaggio innovativo, che facciamo queste recensioni lunghissime, non ci crederanno mai. E quindi ho iniziato a dire: ma no, noi siamo innovativi, perché insomma ci siamo sempre anche occupati di come stava cambiando la critica. E quindi per esempio sul video saggio abbiamo fatto uno dei primi speciali, proprio su uno dei primissimi numeri della rivista, e per cui avevamo incontrato Chiara, perché Chiara aveva letto questo speciale, aveva iniziato a un compleanno, ci aveva approcciato, ci aveva detto: io ho iniziato a studiare video saggio perché ho letto questo vostro speciale. E quindi nel momento in cui mi è venuta questa idea ho subito ricontattato Chiara e ci siamo messe, abbiamo scritto insieme, insomma, il bando di questo progetto. Invece un progetto più complessivo come Director's Cut nasce da, ovviamente è molto legato alla rivista, perché scegliere gli autori che per noi rappresentano un nuovo canone cinematografico ha molto a che vedere con chi scrive, cosa ama, che cosa ha sempre proposto su Filmidee, quali sono, no, gli autori che negli anni Filmidee ha promosso, portato avanti. C'era il desiderio di cimentarsi anche con qualcosa di un pochino più mainstream, cioè perché magari di Fincher abbiamo sempre scritto la recensione ma non abbiamo mai fatto un approfondimento, ma non perché non ci piaccia, no? Per Thomas Anderson, non è che sono registi che non ci piacciono, però ci sono tante riviste che si occupano di questi registi, e allora noi su questo siamo molto netti, cioè nel senso che la linea editoriale di Filmidee va benissimo, non è che buchiamo il nuovo film di Paul Thomas Anderson, cerchiamo anzi una bella firma che lo possa coprire nel modo migliore possibile, però non è la cosa su cui facciamo un focus, no? E invece però poteva essere l'occasione di proprio riconvolgere tutte le persone che scrivono su Filmidee sul loro autore del cuore, in qualche modo, no? Su quello su cui magari hanno scritto un libro, hanno dedicato più tempo di riflessione, e quindi lì c'è stata una consultazione interna, che è una consultazione, cioè, di tutti i collaboratori, o almeno del gruppo più,
questo, che sentiamo spesso. Devo dire che comunque Semide nasce anche da alcuni buoni rapporti su una città che per forza quella su cui noi siamo nati, che è la città di Milano, perché Director Scott comunque è anche possibile grazie a uno spazio che è una galleria d'arte, non un cinema, che è diciamo lo spazio che in questi anni ci sta ospitando le proiezioni che facciamo, darà vita a queste lezioni che saranno di più l'anno prossimo, cioè nel senso che accanto a questo corso sugli autori ci saranno dei workshop specifici. E sono tutti sì, dei buoni rapporti che in fondo nascono da persone che hanno visto che siamo un po' spinti dal voler far incontrare a un certo tipo di cinema un pubblico. E quindi, riferendo alla questione del pubblico, sì, per finire è molto importante, anche per quello che sentiamo di usare bene Facebook, Instagram, Twitter non ci riusciamo perché siamo più aiutati, cioè, non riusciamo a far tutto, però poter creare questa connessione. Allora, se non ci sono altre domande, io vorrei appunto lasciare un ultimo spazio, visto che insomma abbiamo parlato, però insomma avendo anche dei contenuti appunto video, vorrei appunto lasciare un ultimo spazio a Gianluca per quello che è diciamo la presentazione di queste altre cose diciamo che stanno appunto dentro il sì, perché qui l'obiettivo finale è quello di avere 350 video recensioni all'anno, quindi l'idea è quella di recensire tutto con questo format, e quindi mi piaceva condividere con voi del materiale che ancora non è online, tra l'altro sono altri due esempi che ancora insomma devono essere rifiniti, però ci tenevo a condividerlo con voi perché penso sia il posto migliore, insomma, dove poi nascono le idee di critica fondamentalmente, e dove insomma mi piacerebbe immaginare che insomma in qualche modo anche questo nuovo progetto nostro possa in qualche modo nascere da qui. Quindi sì, avevo portato anche altri due esempi, uno di un blockbuster, quindi che Alien, perché non è, come vediamo, insomma, non abbiamo una recensione positiva rispetto a quella che abbiamo visto per Manhattan, e poi un voto femminile sul diritto di contare, che è un film insomma, che di qualche mese fa, qualche settimana fa, però era molto interessante vedere questa attrice come ha interpretato questa recensione, perché lei si vede una, cioè sono tre prodotti completamente diversi, probabilmente si vede lo stesso format, però abbiamo tre persone diverse. Se volete una cosa diversa proprio da quello che si diceva prima, no? Prima sentivo la Sara che diceva che sarà il nostro problema probabilmente, cioè quello di dire c'è la voglia in Italia di fidarsi di un volto, no? Nella mia recensione voglio affidarmi a un volto, voglio comunque avere che il momento in cui mi fido di quel volto lì, vado avanti con quello. O noi abbiamo una grande sfida, perché la sfida è quella di dire, ebbene, tu tutte le volte troverai un volto diverso, ti dovrai innamorare o ti dovrai fidare del format, e in questo la grande sfida. Volevo condividere con voi questi altri due filmati proprio insomma, in questo senso, con questo modo, in questa ragione. Ambizioni filosofiche e molte citazioni per il prequel di Alien. Anno 2104. La navicella spaziale Covenant, in missione di colonizzazione planetaria, arriva su un remoto pianeta, capace di ospitare la vita.
superficie, i membri dell'equipaggio, di cui fa parte l'androide Walter, esplorano un vero e proprio paradiso, senza sapere che in realtà nasconde una minaccia terribile. Delle molte imprese revival, tanto care a Hollywood, Alien Covenant appare come una delle più ardue. Ridley Scott non si tira indietro di fronte alla sfida e rilancia a partire dal titolo, che richiama il mitico Alien del 1979, il thriller sci-fi, che ha cambiato il volto del cinema di genere. Alien Covenant è un ibrido tra il Prometheus del 2012 e il primo Alien. Fin dall'incipit che richiama Asimov al consueto viaggio interplanetario, il film è un'infinita citazione in cui i rinnovamenti sembrano impercettibili. Ha poco senso perciò interrogarsi sulla natura della ricreazione della saga. Alien sembra aver detto tutto ciò che andava detto e aver svolto un ruolo egregio ma esauritosi nella storia del cinema. Infatti, senza il sex appeal di una doccia alla Zalmon King, non faranno certi seriosi monologhi, nelle lotte fra androidi in stile action odierno, a sconfiggere la durata del tempo. Ha poco senso perciò parlare di occasione mancata quando l'occasione, in realtà, sembra non essere mai esistita. Ambizione di... ambizioni filosofiche e molte citazioni per il prezzo. È esattamente la recensione di Minuti, cioè è quello che noi scriviamo riadattato sul sito. Quindi invece di avere il volto di Roy mettete un attore professionale. No, dico in generale. Invece di avere il volto di un attore, ok. Sì, in questo caso era Emanuele Sacchi, anziché avere il volto di Emanuele Sacchi abbiamo il volto di un attore. Emanuele Sacchi che oggi scrive l'editoriale su Media Critica, peraltro sì. per capire poi come sì no perché poi abbiamo un editorialista esterno spesso che invitiamo e combinazione vedi. Sì l'avevo messo sul sito e qui c'è un problema anche di voglio dire ci sono noi abbiamo critici, giornalisti che hanno un appiglio più col video più naturale, qualcuno meno, qualcuno che non lo vuole proprio avere tra i nostri redattori. Quindi era difficile per noi immaginare un modello con il critico che dicesse la recensione. Proprio per questo motivo ci abbiamo provato più volte, però quando abbiamo visto che comunque alcuni dei nostri, ma la maggior parte alla fine si ritiravano, abbiamo visto anche nello scorso anno durante il Festival di Venezia, in paesi simili, è chiaro che noi dovevamo trovare una soluzione diversa. E questa probabilmente ci sembrava una soluzione diversa. Vediamo peraltro, vi ringrazio per 90 secondi per farvi vedere lei, che è l'attrice di quel tour invece, che mi piace particolarmente. Vediamo un po' più. La libertà non ha confini, non ha patria, è arrivata fino a è quello che vedremo dalle prossime settimane su Menu. Vi sentiremo con 4 a settimana per arrivare a 6 a settimana e poi a regime 8. Io vorrei un ultimo
appunto un ultimo spazio per il pubblico, appunto se ci sono altre domande, se... E se non vorrei fare una domanda, che io sono tenuto qua e con questo chiuderei, e più una piccola domanda, diciamo, insomma, chiedervi di insomma, scegliere qualcosa, cioè voi, visto che abbiamo parlato, diciamo, di critica, sia in senso di didattica, ma anche di sviluppo, quindi tutto cosa fa veloce, da tutti come appunto vedete, sempre una domanda un po' marzogliana, però come vedete il futuro invece della critica? Molto semplice questa domanda. Il futuro della critica. Parliamo di noi. Il futuro della critica in generale? Anche il ruolo, sì. È difficile questa, eh? Abbiamo essere noi, perché mi sa che. Insomma, secondo me l'esempio che abbiamo appena visto è la dimostrazione che stiamo ragionandoci, cioè ovviamente le forme sono in transizione, come in transizione, cioè, quando facciamo questi incontri, questi convegni, questi due giorni, mi rendo conto che quando le rivedremo le registrazioni tra 10 anni diremo, ecco, era una fase di transizione. È molto importante rendersi conto di essere in una fase di transizione, perché sono esattamente le fasi ipercreative, ma allo stesso tempo confuse, per cui stiamo cercando una prova, la mia sensazione è questa. L'unica cosa che posso dire è che una dinamica che io vedo svilupparsi sempre di più è proprio un lato forte mainstream, cioè è rappresentato da qui, cioè in qualche modo mi sembra che si rafforzeranno dei mainstream verticali come MyMovies, trovandosi a dialogare con tutta con tutti gli aspetti del cinema, dai rapporti con l'industry, dai rapporti con le piattaforme, alla copertura quasi completa dell'elemento cinema in tutte le direzioni, alle nicchie, nel senso che si creeranno, spero, altre situazioni come quella di Film Idee, i mediologi li chiamano, i sociologi dei media li chiamano cluster, ma insomma no, sono tanti grappoli in cui persone che studiano, criticano, analizzano certi settori del cinema e degli audiovisivi, parleranno a un gruppo di persone interessati a quei settori, creando tante, spero, sostenibili, tante nicchie, che non è un senso negativo del termine, tanti grappoli per l'appunto, e ci saranno alcuni grandi media verticali in cui fare critica, e sarà interessante vedere, credo che cadranno in molti nel frattempo, però paradossalmente una linea editoriale forte dal piccolo può funzionare meglio che un mainstream verticale ibrido e sbagliatuccio, ecco, ho la mia sensazione che sia così. Facendo un po' riferimento al mercato, noi stiamo vivendo in questo momento l'era della quasi intelligenza artificiale, per cui il fatto di assistere a dei giudizi sulla base di analisi fondamentalmente e di learning, di learning machine, questo comporta da una parte una stanchezza a un certo punto, perché a forza di vedere solo le cose che ci piacciono la gente non crescerà più e poi se ne renderà conto, cioè continuando a dire guarda questo, ha visto questo, potrebbe piacerti quest'altro, a un certo punto vediamo sempre le stesse cose, questo è un problema. È un problema con cui avremo rapidamente ad avere a che fare, e questo riporterà al centro l'elemento critico, l'elemento di giudizio e l'elemento delle persone che sono formate a dire cosa devi vedere. La nostra scelta di avere siamo stati molto criticati del fatto che non avessimo la slide, no, nell'home page, che non avessimo più di una possibilità. Ecco, lì è stata una posizione, il fatto di dire no, ti devo dire io qual è la notizia del giorno, non la devi scegliere tu. E allo stesso modo, nei vari confronti con le altre piattaforme, insomma, con le altre piattaforme streaming, però qual è il ruolo di MyMovies? Il ruolo di MyMovies è quello di dire cosa devi vedere, non quello che ti piacerà.
perché dicevo, se noi continuiamo a vedere solo le cose che ci piacciono, non cresciamo, poi sono le cose che non ci piacciono, se ci pensiamo, che ci fanno crescere fondamentalmente. Quindi è più facile che trovate sul menu, questo probabilmente non ti piace ma lo devi vedere. Ecco, e questo è una necessità, diventerà sempre più una necessità. Quando saremo stanchi del giudizio automatico proposto, che fondamentalmente non può funzionare. Non può funzionare, vedete l'esempio di Netflix, che ha cambiato il modello, quindi dalle stelle è passata all'affinità. Il problema è, vabbè, l'intelligenza artificiale è arrivata al 95%, al 5% d'errore, quindi è a livello umano. Per cui credo molto nella tecnologia, credo molto, tanto è vero che stiamo immaginando un'evoluzione del My Monitor e di My Movies in questo senso. Però Netflix ha un problema, per esempio, e il problema è degli account, nel senso che le password insomma, passano su più mani, e comunque l'utente guarda, cioè io guardo lo stesso film, è vero che potrei avere gli account, però a volte sono di più di quelli che ci immaginiamo, le persone che guardano i nostri account, per cui fondamentalmente il dato non è più affine, cioè se Netflix dovesse dirmi qual è il film che mi deve consigliare, potrebbe essere debole nel momento in cui io condivido la mia, il mio account con 15 persone, con 10 persone anziché con 4. E a quel punto lì potrebbe essere debole. E da qui, ma al di là, ma anche fosse preciso, sono certo che c'è la necessità di volere dei consigli sempre di più da questa parte, da una parte. Dall'altra parte è il fatto di recuperare del tempo, certo, il recupero del tempo, cioè la voglia di non perdere del tempo, perché hai un'offerta così importante di film, hai migliaia di film disponibili, paghi l'abbonamento, ti puoi vedere qualunque cosa, però devi selezionare il tuo tempo a quel punto lì, devi capire che cosa vedere, e qui l'elemento critico può essere importante. E l'elemento invece di intelligenza artificiale potrebbe stancare. Cosa anch'io? Non so, trovo che noi siamo comunque cresciuti in un'epoca abbastanza difficile dal punto di vista lavorativo e economico, e in qualche modo questa trasformazione e rivoluzione di internet avvenuta in un momento in cui, no, siamo stati posti come persone che volevano fare i critici di fronte a un mare magnum di prodotti, ha per forza provocato questa situazione che io vedo molto transitoria, nel senso che ovviamente siamo dentro a un sovraccarico in questo momento e stiamo cercando di capire che cosa sta avvenendo. Però penso anche che da questo periodo porteremo in noi qualcosa, cioè il fatto di farci più domande, di essere più selettivi, perché paradossalmente secondo me per forza in questo momento si è costretti a dover essere più selettivi. E dall'altra parte il fatto della trasformazione, perché volevo un pochino ricollegarmi al primo incontro, almeno il primo a cui io ho assistito, cioè quello con Paolo Mereghetti e Pier Maria Bocchi, che è stato molto interessante dal punto di vista, no, di proprio vedere come la cinefilia è legata alla generazione a cui una persona appartiene. Io ho 10 anni di differenza da Pier Maria Bocchi, però già mi sentivo totalmente in un altro modo cinefila rispetto a lui. E quindi quello che un po' questi, insomma, tempi che abbiamo vissuto di grandi cambiamenti, penso che ci possano anche come critici aver insegnato qualcosa, cioè che è la trasformazione. Perché trovo che come critici, ora prima ho detto, spesso i critici sono pigri,
È vero, penso che però qualcosa da questo periodo che abbiamo vissuto di grandi così, cambiamenti sia a livello economico, politico, di scenari, di audiovisivo, così, la cosa che ci può portare è questo timore a non accontentarci mai e quindi anche ad accettare la trasformazione che avviene nelle cose. Perché la cinefilia non è statica, ma è movimento, quindi... Bene, io non resta che ringraziare gli ospiti di questo panel, anche tutti quelli che sono venuti prima, allora, come sono fatto tenere la persona, c'è stato molto bene il parere di Romero Lini, ringrazio specialmente voi che plassa appunto di questo evento, ringrazio che siete rimasti qua per due giorni a sentire a parlare di quello che è un dialogo veramente che finisce ora ma in realtà si apre già per il prossimo anno. Ringrazio ancora la Biblioteca San Gigi, la Fondazione Marco di Mignone, Montana Pistoiese, dei due giornalisti, come ho visto, ringrazio tutto lo staff di Fonti Italiani, i ragazzi del liceo artistico Petrozzi che ci hanno dato una mano in questi due giorni, non solo 18:44, il sabato 11 maggio 2017, e si chiude la fine del Santo al cinema. Grazie.